not going. One credit can start to play. Ciao a tutti! Questo è il podcast di GameSurf dedicato alle uscite al cinema della settimana. Jude Law è il protagonista di Black Sea, thriller diretto da Kevin MacDonald. Il capitano di sommergibili Robinson, Jude Law, ha un divorzio alle spalle e un figlio adolescente con cui non ha quasi alcun rapporto. Licenziato dalla sua società di recupero relitti, Robinson decide di recuperare il carico d'oro contenuto in un sommergibile tedesco che si trova sul fondo del Mar Nero dal 1941. Ma con un sottomarino di fortuna e un equipaggio poco addestrato, Robinson si trova coinvolto in un'impresa più ardua del previsto. Mia madre è invece il nuovo film di Nanni Moretti. Margherita Bui è Margherita, una regista affermata che sta girando un film sul mondo del lavoro, che ha come protagonista un eccentrico attore americano, interpretato da John Turturro. Ma Margherita ha anche una madre ricoverata in ospedale. Lei e il fratello Giovanni si alternano nell'assistenza. Nella vita di Margherita iniziano a sovrapporsi il lavoro, la malattia della madre e i problemi scolastici della figlia adolescente, finché tutto finirà per confondersi. Ecco Le vacanze del piccolo Nicolà, commedia francese che vede, fra gli altri, anche Luca Zingaretti. Nella Francia degli anni 70, il piccolo Nicolà, i suoi genitori e la nonna partono per le vacanze estive diretti al mare. Sulla spiaggia, Nicolà stringe nuove amicizie, con ragazzini molto diversi fra loro. Ma Nicolà incontra anche Isabelle, una bambina che lo fissa di continuo, in modo molto inquietante, e con cui Nicolà teme che i genitori vogliano costringerlo a sposarsi. Restiamo in Francia con The Fighters, addestramento di vita. L'estate del giovane Arnaud sembrerebbe tranquilla, fino a quando incontra Madeleine, una ragazza ossessionata dagli allenamenti estremi e dalle profezie catastrofiche. Madeleine, che si prepara alla fine del mondo, coinvolge Arnaud in un addestramento incentrato sulle tecniche di sopravvivenza. Ma nonostante la loro diversità, i due finiranno per innamorarsi. Per questo film, entrambi i protagonisti hanno vinto il premio César. Vincitore del premio Oscar per il miglior documentario, ecco Citizen 4, incentrato sul caso di Edward Snowden, meglio noto come il caso Datagate. Nel gennaio 2013, la regista Laura Poitras riceve un'email da uno sconosciuto, che si fa chiamare Citizen 4. Lo sconosciuto le manda preziose informazioni relative ai servizi segreti americani, affermando che la National Security Agency e altre agenzie di intelligence compiono intercettazioni di massa. Queste erano le uscite al cinema più interessanti della settimana. Vi diamo appuntamento a settimana prossima con un nuovo podcast. Ciao a tutti da GameSurf!